la stagione regolare, che prevede un numero sempre più esiguo di giornate da disputare, i quattro punti che separano la Virtus Cupello dalla battistrada Nicola Galante e Casalbordino non consentono ulteriori inciampi nel proprio cammino ai ragazzi di Mister Soria, che devono necessariamente vincere tutte o quasi le restanti gare di campionato per cullare ancora sogni di gloria, evitando le incognite dei playoff. Il turno odierno è di quelli sulla carta abbordabili, anche se la sete di punti è ugualmente prioritaria anche per il San Giovanni Teatino, avversario di turno, pur se per obiettivi diametralmente opposti. I ragazzi di Mister Terrenzi, richiamato alla base dopo la parentesi in panchina di Mister Appignani, sono con l'acqua alla gola e non possono permettersi ulteriori scivoloni per non compromettere ulteriormente la propria posizione nei bassi fondi. Il primo pericolo è appannaggio della squadra ospite, con il piazzato dal limite di Kulovic, facile preda del giovane Di Giacomo, che tra i pali sostituisce l'estremo titolare Cattenari. Immediata la reazione della squadra di casa. Il destro spiovente di Stivaletta si spegne di pochissimo oltre l'incrocio dei pali. Palo centrato effettivamente da De Fabritis, che stacca con puntualità sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. I padroni di casa stazionano in zona d'attacco e al dodicesimo sono ancora pungenti con l'insidioso tiro cross di Zaccardi, che pesca Donatelli. Inzuccata ravvicinata di quest'ultimo e pallone che sorvola la trasversale. I frutti dell'insistenza rossoblu dalle parti di Pio trova il giusto sfogo al 14°. Troiano vince una serie di contrasti, riesce a mantenere il possesso del pallone, penetra in area e serve l'appostato Senè, che sul primo palo colpisce di prima intenzione e non lascia scampo all'estremo ospite. Nessuna reazione significativa della truppa biancoverde nell'immediatezza del vantaggio cupellese. I padroni di casa, al contrario, proseguono alla ricerca del raddoppio della tranquillità. È il 17°, quando sullo spiovente dal fondo di Troiano c'è la sponda di Zaccardi e poi la conclusione di Obodo da dimenticare. Un minuto dopo, iniziativa che prende avvio dal solito Troiano, che questa volta prova personalmente accentrandosi dalla sinistra. C'è infine la deviazione di un difensore ospite, per l'esattezza Capozzucco, che disinnesca a fondo campo. Parentesi ospite al 34°, con il suggerimento dalla sinistra di Kulovic. Grassi, di prima intenzione, calcia all'altezza del dischetto, ma sparacchia sul fondo. Immediata controffensiva dei padroni di casa, con la verticalizzazione di Donatelli per Stivaletta. Quest'ultimo si accentra in area, penetra, fa partire un diagonale che si infrange sull'esterno della rete. Sono i lavori preliminari del raddoppio, che arriva in effetti 4 minuti dopo, e il 39°, quando Stivaletta suggerisce per la corrente Zaccardi, che irrompe in area dalla destra e fa partire un diagonale imprendibile per l'estremo ospite, castigato sul palo più lontano. La prima offensiva del secondo atto spetta ancora alla squadra di casa, pericolosa al decimo con l'irruzione aerea di Obodo, che prova a sfruttare il tiro d'angolo di Tafili, ma senza particolari fragori. La truppa di Mister Terrenzi si fa vedere allo scoccare del quarto d'ora, in una delle rare sortite dalle parti di Di Giacomo, che rischia sull'incursione di Kulovic, ma viene aiutato prudenzialmente dagli esperti compagni di squadra Giuliano e Felice, che allontanano la minaccia. Scampato il pericolo, i cupellesi tornano all'offensiva, ma Senè non riesce a finalizzare sul suggerimento invitante di Stivaletta. Al 23°, Troiano penetra in area e viene steso al limite d'area da Capozzucco, che rischia il penalty. Intervento poco fuori dall'area di rigore e calcio di punizione dal vertice per il Cupello. Sul conseguente piazzato, Tafili spedisce tra i guantoni dell'estremo ospite. Al 27°, l'ultima offensiva della truppa biancoverde, anche se il tentativo del neoentrato Sagazio è da dimenticare. Il neoentrato Paravati offre un suggerimento per il collega di reparto Stivaletta, fermato dalla tempestiva uscita di Pio. Alla mezz'ora Zaccardi riceve da Stivaletta, si gira dal limite ma sparacchia sul fondo. Ancora Cupello al 35°, manovra avvolgente della truppa rosso-blu, tentativo aereo di Stivaletta e Pio che guadagna la sufficienza in pagella, pur col doppio passivo sulle spalle. Al 40°, i virtusini sfiorano il tris con la dirompente cavalcata di Stivaletta, che poi cerca l'angolo più lontano con la sfera che si spegne di pochissimo al lato. Due minuti dopo, Pio si disimpegna ottimamente sulla zampata di Paravati. In pieno recupero, Barbacane rischia la clamorosa autorete, intercettando uno spiovente rosso-blu dalla sinistra. Il suo colpo di petto spedisce la sfera sulla trasversale. Sarà l'ultima emozione della sfida, che fa gioire la squadra di casa, ancora in piena corsa per la prima piazza. Siamo con Kevin Ferrara. Oggi sicuramente non era un campo semplice dove venire a fare punti, però non avete sfigurato. No, sì, sapevamo che era una partita difficile, anche perché
Le squadre che sono lì sono attrezzate per fare bene. Siamo partiti bene i primi 20 minuti, come ci aveva chiesto il mister. Poi comunque sui gol potevamo, penso, fare qualcosa di più. Quindi lavoreremo in settimana su questo. Poi sono venute anche fuori, diciamo, le qualità del Cupello, che sono importanti. Ecco, indubbiamente adesso avete 5 partite non facilissime con squadre che sono tutte d'alta classifica. Sì, tutte le partite sono difficili, anche quelle che sono sotto, perché comunque hanno ripreso punti, la stessa Val di Sangro. Nessuna partita è scontata, anche oggi abbiamo dato del nostro, come lo faremo con le altre, anche perché siamo ancora tutti lì e ci si deve provare. Mister Soria, sembra strano dirlo, ma dopo 3 mesi siete riusciti a tornare a vincere in casa, in campionato? Beh, il periodo è stato troppo lungo, non abbiamo fatto quello che potevamo fare. Oggi ho rivisto una squadra compatta che si è aiutata a uscire da questo periodo, dove anche in alcune partite dove meritavamo non riuscivamo a metterla dentro. Oggi ho visto concretizzare 3-4 azioni che abbiamo fatto, quindi sono veramente contento. Cosa è mancato secondo te questo periodo per diciamo fare qualche punto in più? Beh, la cattiveria sotto porta è mancata assolutamente. Abbiamo creato, poi le altre squadre alla prima occasione ci prendevano gol e subentrava nei ragazzi una paura stranissima, però stiamo cercando di rimettere la squadra dove merita di stare. Oggi forse era una gara in cui avevate tutto da perdere, però mentalmente era da affrontare in un modo giusto, e forse era quella la prima cosa da fare. Non era, questo era proprio mentale. Loro hanno capito, si sono ricompattati e oggi è stata una partita vinta mentalmente, perché fisicamente non abbiamo nessun problema. Si sono veramente aiutati, si sono parlati e abbiamo portato a casa il risultato, penso meritatamente. Questo era importante in vista soprattutto delle prossime 5 partite, i punti cominciano a pesare e i margini d'errore sono sempre meno. Abbiamo 5 finali, poi dopo queste 5 partite tireremo le somme e poi valuteremo tutto il resto. Però abbiamo 5 finali e noi pensiamo partita dopo partita.